parlerai di teatro. Guarda, guardami bene in faccia. Chi sono io? Cosa ci sto a fare qui? Se riuscirai a venirmi dietro, a seguire i miei consigli, le mie dritte... Ci conto molto a vedere i miei testi in scena. Da quando lessi quelle pagine dalla nascita della tragedia, Nietzsche... Ah, grande autore. Grandissimo. Che uomo di teatro. Ha scritto pagine indimenticabili, drammi altissimi. Ha scritto drammi, è sicuro. Giovanotto, chiunque scriva, scrive teatro. Tutto il mondo è teatro. Paese, credevo. Ma che paese? Teatro, parola di Shakespeare. Mai, mai, mai dire il banale, mai completare una frase nel modo più ovvio, sempre deviare, apparire e scomparire, insinuare il dubbio. Sì, 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 questo è importante, linguaggio arcano, ambiguo, polisemantico. Che bella parola. Ma come mi verranno? Mistero arcano. Mai, mai dire il mondo è bello perché è vario. Cita invece Victor Hugo. Le alte montagne hanno sul loro versante tutti i climi, i grandi poeti, tutti gli stili. Bello, lei deve farlo molto. Chi? Victor Hugo? Ma sì, credo l'abbia detto lui, l'ho letto ieri da qualche parte. Perché vedi, questo non ha importanza. Nessuno ha a portata di mano l'opera omnia. Ci sta sempre bene un po' di latino. L'opera omnia di un autore per poterti contraddire. Se tu invece parli in modo imponente, austero, sicuro, la tua porca figura la fai e come? Io penso, è già un cattivo inizio, è già un cattivo inizio. Dai l'impressione di non essere pienamente convinto di ciò che dici. Come potrai allora pensare di convincere gli altri? Ma non sempre si vogliono convincere gli altri. Magari si vuole soltanto avere un confronto di idee. Ah, cazzate! È la voce più decisa, dovresti impostarla. Ti manderò una brava insegnante. Grazie. Comunque adesso ricordo, all'università. Dove? All'università. Bambino mio, ma devo proprio insegnarti tutto. Chi ci va oggi all'università? In che senso? Rispondi. Beh, gli studenti. I poveracci ci vanno, i derelitti, gli infimi. Ecco chi va oggi all'università. Non so, forse è vero, è aperto un po' tutti, non c'è selezione, il suo valore è svinto. Ah, ma che c'entra questo? È giusto, giustissimo che sia aperto a tutti. Mai, mai fare discriminazioni o distinguo sociali su questioni ideologiche. Mai, jamais, specie in pubblico. Populismo, ruffianeria d'oltranza, ecco quello che ci vuole. Poi dentro di te, disprezzo aristocratico, schifo. Perché lo studente italiano oggi dove sta, eh? Dove sta? Non lo so. College! College, altro che università. E perché il college non è l'università? Sì, ma sta in America, sta. Del nord. Certo, dal nord, è che rimaniamo dai sottosviluppati. Ah, lo studente universitario italiano oggi studia in America, USA, come me d'altronde. Se ne è andato negli Stati Uniti. Ho preso il master, figliolo, Harvard, California. Su, avanti, che altro c'è? Beh, scusi, dottore, anzi, maestro. Sì, avanti, mi dica. Ha accettato ambedue gli attributi senza batter ciglio. Dottore, maestro, lei è il regista perfetto. Avanti, avanti, sono meno buffonante. Perché? Io sarei davvero un grande buffone. Lo sono stata anche nell'Ian. Immenso. E va bene, ma adesso cosa vuole? I 5 minuti stanno passando e guardi che non aspetto. Se sono io che sto aspettando lei, perciò azzeri il cronometro, riparta dall'attimo in cui mi dirà cosa devo fare. Io? No, io. Lei mi deve dire cosa... Scusi, sa, ma il regista è lei! Non lo so, gliel'ho detto. Non ho grande esperienza. Così, a freddo, mi faccia sentire cosa ha preparato. Sì, sì, sì. Che emozione, che emozione. Mi sembra di essere tornata a scuola, mentre invece... Cosa fai? Ho fatto di tutto. Potrei portarle il mio repertorio omelico. Adesso perdo quel po' di pazienza che mi è rimasta. Lei mi ha chiesto questa audizione. Allora avanti, lei saprà cosa vuole fare. La prego, sono molto occupato. Certo, capisco. Finalmente. Capisco, sa? Mi rendo conto, con tutte le audizioni che ha. Cosa? Gli altri attori cui fare il provino. Sarà una giornata dura per lei. Già lo è, molto. Finalmente. No, e no, e no così. Finalmente. Oh. Adesso mi è saltata la concentrazione. Deve scusarmi di nuovo. Lo sente? Proprio oggi. Questa tosse. Questi teatri umidi, freddi, marci. Radere al suolo, bisognerebbe.
Eh no, adesso basta, dovevo cominciare e non l'ho fatto. La mia pazienza ha un limite. Badi, che se usa anche la scusa della tosse, non serve a nulla. Ah sì, dovevo cominciare, adesso poi anche la scusa della tosse. Aspetti, non so. Avevo cominciato, sì. Altro che, era quello il provino. Vorrebbe dirmi che stava recitando. La tosse rabbricata al suolo. Davvero non se ne accorgo che recitavo? Ma lo vede, lo vede. Non sono una grande attrice, allora, se lei nemmeno si è accorto che stavo recitando, pensi quale naturalezza, quale maestria. Eh sì, specie quando stavo parlando di radere i teatri al suolo, mi stavo quasi convincendo. Ma non lo dicevo io, interpretavo la parte del cattivo. Sì, ma sa quanto ci guadagnerei? Uno spazio così, nel centro storico, mi sistemerei per tutta la vita. E cioè? Non lo so, potrei mettere i soldi in banca e vivere di rendita, investendo in azioni, titoli, che ne so. Sarebbe un infelice. Lei vuol fare teatro per comunicare qualcosa. Lei cerca la prova morale. Sicuramente glielo scriveranno i critici un giorno. E anche il pubblico le vorrà bene. Perché sentirà che lei vuole bene a lui, ma lo disprezza come fanno oggi la maggior parte dei teatranti.